Tre vittorie su tre per gli italiani questa sera tra Conference League e Europa League. Vincono anche Milan e Fiorentina in due partite scoppiettanti, piene di gol, cartellini rossi, grandi giocate, difese imbarazzanti da una parte e dall'altra e Eurogol incredibile. Bene a tutti ragazzi da Frantuf. Finite da pochissimo, prima di vedere il video vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare like, commentare e condividere il video. Vi ringrazio per il supporto. Il Milan vince 4-2 in Europa League, una partita che poteva tranquillamente finire molto di più in favore per il Milan, in quanto questa partita lascia, secondo me, un po' comunque aperta la qualificazione, nonostante il Slavia Praga sia rimasto in 10 dopo più o meno mezz'ora per l'espulsione di Diouf, per un bruttissimo fallo su Pulisic. Non mi è piaciuto, devo dire sinceramente, il Milan diciamo in toto, devo essere sincero, nonostante comunque abbia vinto 4-2, abbia fatto 4 gol, ha concesso 2 gol allo Slavia Praga che era rimasto in 10 ed è una cosa che il Milan non può permettersi di fare. Il primo gol di Doudera è un Eurogol assolutamente, con Maignan che non è stato perfetto. Ma il Milan non può permettersi di prendere due gol in casa dallo Slavia Praga in 10. Ne fa 4, ma ne poteva fare, secondo me, se avesse giocato al 100% per tutta la partita, poteva tranquillamente farne molti di più il Milan, perché ha tutte le capacità per farne 5 o 6 a questa squadra. C'è un dislivello tecnico estremo tra le due squadre, ma è una cosa che si poteva immaginare. Il Milan ha dei campioni in campo, cosa che lo Slavia Praga secondo me non ha dei grandissimi campioni, e il Milan invece ne ha tantissimi, ne ha Bizzeff, però in difesa lì c'è comunque, come avevo detto anche nel video sul ritorno contro il Feyenoord, il Milan deve assolutamente aggiustare questa situazione difensiva, perché in Europa comunque le squadre ti arrivano in porta e ti segnano spesso e volentieri. In Europa League nelle ultime due partite 3 gol presi dal Rennes e 2 gol presi oggi dallo Slavia Praga. C'è qualcosa sicuramente da registrare. Adesso con il ritorno magari di Tomori anche al 100%, la difesa potrebbe, diciamo, un po' prendersi di più la forma ideale per il Milan e quindi aggiustare un po' come la forma della difesa del Milan. Che lì davanti ha giocato bene per quei 5 minuti proprio alla fine del primo tempo, che gli hanno permesso di fare due gol e di ritrovarsi 3-1, con un bellissimo gol di Renders e poi con il colpo di testa e l'off-to-stick. Per il resto poi il Milan un po' poco poi si è svegliato Leao all'85esimo con un'azione meravigliosa e Pulisic ha rubato il gol del 4-2 che è il gol definitivo 4-2 che, come detto, indirizza sicuramente la qualificazione nettamente in favore per il Milan, perché due gol di vantaggio non sono assolutamente pochi, però per come si era messa la partita io credo che il Milan a un certo punto si possa un po' mangiare le mani, perché poteva tranquillamente vincere con più gol di scarto. Diciamo, perché la Slavia Praga ovviamente in 10 già è inferiore rispetto al Milan, poi in 10 ci sta che perda di 2 gol, però il Milan deve stare sicuramente attento, perché al ritorno non deve fare la fine che ha fatto la Roma, perché anche la Roma all'andata con lo Slavia Praga aveva vinto 2-0, io vi ricordo, nel girone aveva praticamente indirizzato per quanto riguarda la prima posizione, perché lì si parlava di due squadre nettamente superiori alle altre due che si giocavano la prima posizione. La Roma aveva vinto nettamente l'andata per 2-0, giocando molto meglio rispetto allo Slavia Praga, e il ritorno però ha avuto una spiacevolissima sorpresa con lo Slavia che ha rimontato e ha vinto per proprio 2-0, e poi si è contata la differenza reti e la Roma ha fatto seconda, lo sappiamo, poi ha pareggiato anche con il Servette. Però lo Slavia Praga è una squadra che in casa si trasforma e il Milan dovrà essere attentissimo al ritorno. Sicuramente ha messo delle basi importanti. Le stesse basi importanti le ha messe anche la Fiorentina in una partita scoppiettante a dir poco tra Maccabi Haifa e Fiorentina, finita addirittura per 3 gol a 4. Una partita incredibile quella tra Maccabi e Fiorentina, bellissima, divertente da vedere, tante occasioni da una parte e dall'altra, una Fiorentina che difensivamente è un colabrodo, regala delle azioni incredibili da calcio d'angolo, disattenta in maniera incredibile, il gol di Kinda, probabilmente Kayode, se non mi sbaglio, se lo stava marcando, si è andato a prendere un tè freddo molto tranquillamente, non si è proprio minimamente interessato di difendere l'attaccante del Maccabi, che tranquillamente è entrato in area e ha incrociato con il destro e ha battuto Terracciano.
Una Fiorentina che difensivamente ha regalato tanto, che però offensivamente è riuscita a rimanere sempre attaccata alla partita, che ha messo in difficoltà una difesa del Maccabi Haifa sicuramente non composta da Van Dijk e Sergio Ramos, con dei giocatori tecnicamente molto molto limitati, estremamente limitati, con una Fiorentina che invece ha dei giocatori lì davanti che sono invece molto forti, che possono tranquillamente bucare una difesa del genere, e però è riuscita a vincere solamente allo 95esimo con il gol dell'eroe praticamente di Conference League della Fiorentina. Già l'anno scorso era stato fenomenale, se non mi sbaglio, con il gol decisivo nelle semifinali contro il Basilea, e oggi è stato decisivo per la vittoria della Fiorentina Anthony Barak, che al 95esimo ha messo la palla dentro e ha portato la Fiorentina una vittoria che dà morale, perché sicuramente è una vittoria che dà morale, ma è una vittoria importantissima perché ti consente di avere un vantaggio seppur minimo, ma comunque un vantaggio a Firenze. Lo stesso vantaggio che aveva una squadra che ha avuto il Real Madrid con la vittoria dell'Ipsia per 1-0, la Fiorentina ce l'ha con una vittoria 3-4 che non cambia praticamente nulla, visto che i gol in trasferta non esistono più. È una vittoria di un gol di scarto che ti dà la possibilità di giocare per due risultati su tre al ritorno, ed è sicuramente un risultato estremamente positivo perché al Franchi la Fiorentina ha sicuramente un vantaggio rispetto al Maccabi Haifa, essendo più forte tecnicamente. Ma devi assolutamente gestire anche le situazioni per quanto riguarda la fase difensiva. È stata sicuramente aiutata anche dall'espulsione arrivata per il Maccabi Haifa all'ottantesimo per un doppio fallo, per un doppio giallo a Shaw, che nel giro di 10 minuti ha preso due cartellini gialli, e la Fiorentina può solamente che ringraziare questo giocatore che ha regalato sicuramente molti più spazi alla Fiorentina e che ha permesso alla fine alla Fiorentina di portarsi a casa questa vittoria importantissima. Le italiane in Europa League e Conference League si confermano per l'ennesima volta, secondo me, essere le favorite per arrivare fino in fondo, perché soprattutto in Europa League non ho visto una squadra nettamente più forte delle altre, non ho visto una squadra dominare in lungo e largo, come magari in Europa League c'è, perché una squadra che domina oltre la Roma è sicuramente il Liverpool, anche se concede veramente tantissimo dietro, però è una squadra che quando arriva lì davanti fa sempre gol, è oggettivamente complicata da affrontare, non è una novità sicuramente, non devo dirvelo io. Però sicuramente in Europa League c'è la squadra che secondo me è molto più forte rispetto alle altre. Invece in Conference League questa situazione non c'è. La Fiorentina è una delle favorite, è forse quella tecnicamente più meglio attrezzata, perché forse è anche più attrezzata rispetto all'Aston Villa, soprattutto se avesse una punta che fa tanti gol. Però oggi sono arrivati due gol dai due centravanti, quindi un gol da Nzola e un gol da Beltran, quindi sicuramente dei segnali importanti anche da questo punto di vista per la Fiorentina, che deve ritrovare anche il miglior Nico Gonzalez, che anche oggi non è stato perfetto, però una Fiorentina che rappresenta una delle favorite per la Conference, come Milan e Roma e Atalanta, a mio avviso rappresentano l'elite anche per quanto riguarda l'Europa League. Fatemi sapere un po' nei commenti, secondo voi, chi sono le favorite per chi vincerà secondo voi l'Europa League e chi vincerà secondo voi la Conference League. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare like, di commentare, di condividere il video, di andare in descrizione dove ci sarà il canale TikTok dove usciranno tutti i video per quanto riguarda riassunti della Serie A, notizie sul calciomercato, consigli sul Fantacalcio che domani esce la top 11, quindi vi invito a seguirmi anche su TikTok. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!